Si è parlato molto di transizione energetica e di come sarà la mobilità di domani. In realtà, per quanto riguarda i produttori di pneumatici, ma io parlo per Michelin, la transizione verso la mobilità di domani, verso una mobilità sostenibile, è già iniziata nel 1992. Questo può sembrare un paradosso, ma non lo è in realtà, perché nel 1992 Michelin ha prodotto il primo pneumatico verde. Pneumatico verde, molti pensavano che fosse verde colorato di verde, perché qualcun altro aveva come iniziativa di marketing effettivamente pensato di colorare i pneumatici di diversi colori. No, il nostro era un pneumatico nero, ma era verde perché grazie all'introduzione della silice nella mescola del pneumatico si riduceva, si è iniziato a lavorare sulla riduzione della resistenza al rotolamento, quindi vuol dire iniziare a pensare come ridurre la resistenza al rotolamento dei pneumatici, quindi a ridurre il consumo di carburante, quindi a ridurre le emissioni di CO2. Quando noi parliamo di transizione ecologica della mobilità, di fatto stiamo parlando di riduzione delle emissioni di CO2. È per questo che dico che la transizione verso la mobilità green, Michelin l'ha iniziata nel 1992. Questo permette di dire che per noi quello che presenterà i prossimi anni, e abbiamo sentito oggi, non sappiamo se sarà elettrico, se ci saranno altro tipo di trazioni, eccetera, per noi rappresenta un'opportunità, perché siamo abituati da 30 anni a pensare alla mobilità di domani, lavorando appunto sulla riduzione dei CO2 o su quello che verrà richiesto dai nuovi veicoli. Noi abbiamo condotto una battaglia di informazione, di comunicazione, ma anche una battaglia, diciamo, a livello istituzionale, presso le istituzioni europee, in comunicazione effettivamente per spiegare agli automobilisti che pneumatici buoni, pneumatici costruiti bene, con alto contenuto tecnologico, sono assolutamente performanti, quindi in grado di assicurare performance di sicurezza fino al limite legale di usura, che è fissato in 1,6 mm. Limite legale di usura che tra l'altro è stato fissato molti anni fa, quindi da allora a oggi bisogna anche considerare che sia la tecnologia dei veicoli sia la tecnologia dei pneumatici è molto evoluta, ecco, quindi non c'è motivo di dubitare se quello era stato ritenuto un limite legale di usura sicuro molti anni fa, a maggior ragione lo è oggi. Quindi questo è un dato di fatto. Andare fino al 1,6 mm quindi non compromette la sicurezza e, come è stato appunto ricordato, è un atteggiamento responsabile che permette di sfruttare il prodotto pneumatico fino al limite del possibile, quindi evitare lo spreco di materia, quindi è un discorso, diciamo, che va verso la sostenibilità, l'economia circolare. Abbiamo fatto una battaglia anche a livello, diciamo, istituzionale europeo, perché oggi l'etichetta che troviamo incollata sui pneumatici ci dice ci dà alcune informazioni su quanto, anche su informazioni di sicurezza relativa ad esempio all'aderenza sul bagnato del pneumatico, ma ci dice quanto valgono quei parametri quando il pneumatico è nuovo. Quindi sono informazioni parziali, perché effettivamente il pneumatico è nuovo fino a quando non è montato sul veicolo, poi dal momento in cui comincia a rotolare per terra comincia a essere usurato. Allora la nostra battaglia è stata di chiedere che venisse introdotto un test soglia su pneumatici usati che misurasse appunto vicino al limite legale di usura quanto vale un pneumatico in termini di aderenza sul bagnato. Questo regolamento entrerà in vigore nel 2024 e quindi permetterà di dare al consumatore un'informazione fondamentale di dire: ma io sto comprando questo prodotto che è nuovo, vale, è in classe A per quanto riguarda sicurezza, quindi frenato sul bagnato, ma quanto vale questo prodotto qua al limite legale di usura? Non ci sarà una graduatoria di validità, ma ci sarà una certificazione che comunque anche vicino al limite legale di usura quel prodotto lì sarà sicuro. Quindi diciamo la nostra battaglia è stata vinta e siamo molto contenti perché va nella direzione della sostenibilità, va nella direzione della sicurezza, va nella direzione dell'informazione al consumatore. Oggi per il codice della strada un pneumatico è qualificato come invernale quando c'è scritto M più S e basta. I fabbricanti di pneumatici poi in realtà aggiungono questo pittogramma tremontagnente col fiocco di neve che
si può inserire su pneumatici se si sono superati dei test di omologazione a livello di Unione Europea, ma sono dei test volontari, obbligatori per poter inserire quel pittogramma, ma non sono richiesti dal codice della strada. Ecco che l'inserimento, allora il recepimento all'interno del codice per qualificare un pneumatico invernale del pittogramma con le tre montagnette permetterebbe effettivamente di includere nella cerchia di pneumatici invernali soltanto quelli che hanno veramente una qualifica tecnica di pneumatico invernale e hanno superato dei test specifici su quei determinati fondi, o innevati o non innevati, ma comunque tipicamente invernali.